Buongiorno, sono Mauro Nicola, coordinatore del percorso di aggiornamento di scuola IPSOA. E in questo video di IPSOA Quotidiano affronteremo le problematiche della iscrizione SOA e soprattutto della necessità di questa iscrizione per poter ottenere le detrazioni fiscali in ambito edilizio. La norma nasce attraverso l'introduzione dell'articolo 10 bis all'interno del decreto 11 del 2022, ma avrà completa applicazione solo dal 1 luglio del 2023, in una fase transitoria che è già partita ed ha occorrenza dal 1 di gennaio al 30 di giugno del 2023. Questa mitigazione di richieste è stata puntualmente chiarita all'interno della circolare 10 del 2023, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Facciamo quindi il punto su che cos'è l'iscrizione SOA. L'iscrizione SOA è un inserimento delle imprese edili all'interno di un apposito elenco che deve certificare e garantire, soprattutto in ambito pubblicistico, la loro capacità di svolgere i lavori a regola d'arte e soprattutto di essere al di fuori di determinati circuiti definibili malavitosi. Dal punto di vista invece privatistico, la condizione è richiesta dalla norma citata dall'articolo 10 bis del DL 11 al fine di garantire che l'assunzione di lavori di più ampia entità e soprattutto quelli di entità superiore ai 516.000 euro vengano svolti da imprese con capacità tecnologiche di realizzazione degli stessi. Ebbene, all'interno della valorizzazione dei 516.000 euro, la circolare 10 del 2003 ha definito questo valore come relativizzato all'imponibile, quindi al netto dell'IVA, ma soprattutto in ambito appalti e subappalti ha chiarificato che deve essere considerato come valorizzazione totale per i singoli contratti quando si parla di subappalto, ma evidentemente all'interno dell'appalto più ampio, di più ampio spettro, quando si parla della situazione della stazione appaltante. All'interno di questa circolare è stata pure chiarita la tempistica di valorizzazione. E perché è importante questa tempistica di valorizzazione della sussistenza dei requisiti? Perché all'interno della prima fascia, ossia fino al 31/12 del 2022, la richiesta non è evidentemente, perché trattandosi di contratti in essere, non è vincolante all'ottenimento delle detrazioni, ma diventa vincolante all'ottenimento delle detrazioni tra il 1 di gennaio del 2023 e il 30 di giugno del 2023, ma in questo caso non è richiesta l'iscrizione all'elenco SOA, ma semplicemente l'attestazione dell'esistenza dei requisiti, ossia ho incaricato qualcuno per l'ottenimento dell'inserimento, dell'iscrizione della mia impresa all'interno di tale elencazione. Dopo il 1 luglio del 2023, questa detenzione di iscrizione, quindi questo inserimento all'interno dell'elenco dell'impresa, sarà indispensabile per poter gestire i lavori di entità superiore a 516.000, ma soprattutto sarà indispensabile al contribuente la verifica per poter fruire delle detrazioni.